Ciao Nino, per questa occasione volevamo rivolgerti un pensiero e queste sono veramente le nostre parole per te, ma siccome con le parole Carlo se la cava meglio di me, lascio la parola alle parole. Ciao. Beh, insomma, non è che me la cavo poi tanto meglio, eh? Specialmente adesso che per me non è un gran periodo e devo dirti che parlarti e mostrarmi mi costa davvero tanto. Però lo faccio, perché prima di tutto vorrei spezzare la virtualità. Visto che si tratta dei tuoi anni, della tua vita, mi piacerebbe come se noi potessimo allungare una mano, no? E dirti queste nostre parole toccandoti l'anima. È per questo motivo che voglio parlare a braccio, non mi sono scritta niente, quindi ci saranno tutti gli errori possibili, immaginabili e anche una grande emozione. Però sono, come ha detto mio marito, le nostre parole. Sai bene che non festeggio i compleanni, non lo faccio mai, perché ho deciso proprio di non festeggiare una data, ma di festeggiare la persona. E qui mi trovo di fronte a una persona, non ti dico speciale, non ti dico che sei speciale perché a modo nostro lo siamo tutti speciali. Però sei di sicuro un uomo straordinario, ovvero fuori dall'ordinario, perché di ordinario e di usuale in te non c'è proprio niente. Tu sei una di quelle persone che io chiamo i modificatori. Ti spiego cosa intendo. Fai conto di essere in un museo, proprio uno di quelli meravigliosi dove ci sono dei capolavori straordinari d'arte incredibili. Più volte tu hai detto, hai scritto, che ti piace Caravaggio. Ecco, prova ad immaginare di essere di fronte a una tela di Caravaggio e vedere la luce, questo colpo di luce che lui dava, magari su una mano, dove si possono vedere i tendini, le venature, la pelle quasi, sembra di toccarla, di capire quelle dita scattanti cosa stavano facendo in quel momento. Si vedono i volti con la loro tensione, oppure con l'estasi. Si vedono talmente bene i particolari che viene catturato, preso da quella meraviglia e viene assorbito, non c'è nient'altro. Quando esci da quel museo, sei sempre uguale, cioè sei tu, hai lo stesso aspetto, lo stesso carattere, gli stessi pensieri, non sei cambiato, ma qualcosa dentro sì, si è modificato, in meglio, perché la bellezza e la potenza dell'arte è proprio questo, di riuscire ad arricchire e a farci andar via dopo aver visto questo, con qualcosa in più. La stessa cosa succede quando, per esempio, ci si trova davanti a un'orchestra o a un solista di talento. Ecco, anche la musica, come tutte le arti, sono in grado di modificare in meglio noi. Tu sei un modificatore, perché chi ha, posso dire, il privilegio di incrociarti e incontrarti, seppure virtualmente, si modifica, non cambia il suo aspetto, non cambia carattere, non cambia modo di fare. Però di sicuro dentro si arricchisce. È più di un anno che leggo ogni giorno le cose che tu scrivi e ti ho chiamato più volte un poeta spontaneo. Questo non significa che tu non sia preparato, ma sei spontaneo perché sei nato così. Sei nato con la poesia dentro, come sei nato con la musica. Anzi, vorrei dirti che tu sei poesia, tu sei musica, e basta ascoltare il modo in cui canti, il modo in cui declami una delle nostre poesie, e sei anche amore, perché più volte hai descritto, magistralmente direi, degli stati d'animo della tua vita che hanno dimostrato davvero quanto amore ci sia in te, racchiuso in te. Quindi noi volevamo dirti questo, che per quello che tu sei, per la tua essenza, per il tuo modo di essere, sentire della tua persona, ti vogliamo molto bene. E questo, tutto questo che finora ho elencato di te, questo tuo essere, posso utilizzare, se me lo passi, me lo concedi un termine, nella sua eccezione più elegante, più pura e più ampia, posso dirti che per ciò che sei, io ti amo e ti celebro, oggi che è il 7 di aprile, ma anche domani che è l'8, dopodomani che è il 9,
fra un anno, fra 10 anni e per sempre. Quindi, ciao vecchio, stammi bene.